Sì, grazie, grazie Presidente. E nel votare favorevolmente questo provvedimento molto importante per questa amministrazione, per la città di Roma e per l'azienda ATAC, ricordiamolo che ATAC è una delle più grandi aziende italiane che ancora opera ovviamente sul territorio italiano. Mi viene in mente una parola, responsabilità, senso di responsabilità. È quello che ha guidato nelle ultime settimane, forse negli ultimi mesi, negli ultimi giorni, ma anche nelle ultime ore, questa maggioranza in tutte le sue forme, quindi consiglieri, assessori, senso di responsabilità degli uffici e del segretariato, della ragioneria, del Dipartimento Mobilità e Trasporti. Voglio ringraziare, in particolare, il direttore Nardi che ha seguito, questo argomento con il necessario impegno, nonostante, la delicatezza, che comporta. Quindi senso di responsabilità da parte di Roma Capitale veramente in tutte le sue forme e le sue, espressioni, sia politiche che tecniche, e anche, devo dire, voglio ringraziare le opposizioni con le quali comunque su questo argomento c'è stato, un dialogo sempre franco, comunque sempre sincero e diretto. Senso di responsabilità da parte dell'azienda ATAC. E anche qui, a partire dai vertici, ma anche per ringraziare soprattutto i tanti lavoratori che hanno già accettato dei sacrifici molto importanti, che però consentono e consentiranno a questa azienda di proseguire e di offrire ai cittadini romani un servizio sicuramente migliore di quello che ad oggi è, perché ovviamente non possiamo nasconderci dietro un dito e dire che tutto oggi funzioni. Quindi, appunto, Presidente, senso di responsabilità, perché sarebbe stato facile, come ahimè avvenuto in passato, non lo dico con polemica, ma perché riporto dei dati storici, sarebbe stato facile mettere la polvere sotto il tappeto ancora una volta su questa vicenda. Sarebbe stato facile mettere la testa sotto la sabbia, continuare a mettere dei soldi più o meno a fondo perduto in ATAC, spostare la palla in tribuna o comunque un po' più là nel tempo e poi lasciare a qualcuno l'onere di risolvere questa questione. Noi quest'onere, ma anche questo onore, l'abbiamo raccolto con orgoglio, con impegno, con dedizione da parte di tutti, come dicevo prima, e ci siamo messi a lavorare a testa bassa. Abbiamo preferito evitare, appunto, di continuare a mettere soldi in ATAC senza una prospettiva, senza una visione, ma abbiamo invece scelto con coraggio di avviare un percorso di risanamento attraverso lo strumento che la normativa ci offre, che è quello del concordato. È chiaramente un percorso, lo è tuttora un percorso complesso, che però richiede degli step importanti come quello che votiamo oggi. Si è parlato molto di questa proroga e non di un affidamento diretto, come qualcuno ha detto negli interventi precedenti, ma questa proroga di 2 anni del contratto di servizio e dell'affidamento ad ATAC. Questa proroga è necessaria, appunto, per garantire continuità al risanamento che abbiamo intrapreso, è necessaria per garantire quindi i corretti e i necessari investimenti all'azienda. Ed è necessaria ovviamente per ripagare i creditori e per garantire la continuità del servizio. Quindi è un'operazione complessa, articolata, ma di buon senso che andiamo a fare, che ovviamente non va a inficiare con strumenti di partecipazione popolare che semplicemente vedranno eventualmente i propri effetti traslati nel tempo, ma che ovviamente sono sicuro che verranno intrapresi secondo la normativa vigente. Quindi, appunto, vado a chiudere con il voto ovviamente favorevole di questo gruppo, sottolineando ancora una volta l'impegno in questo percorso molto difficile, ma che sicuramente sarà di successo, che abbiamo intrapreso. Grazie.